l'ultimo giorno. Questo è tutto quello che mi rimane per la colazione. Due barrette Kellogg's. Una brioche Bauli, non male. Del cioccolato fondente biologico 70%. Oggi faccio la fame. No, ho anche i shake ball. Sono avanzati un pacchetto. Penso che potrei vomitare. No good. Prima di partire però voglio provare anche il water ecologico, quello figo. Tac. Raga, tutto bene. Però qua serve la frontale. La devo fare al buio. Non male. A parte che devi farla con la frontale, però è... ci sta. Non c'è lo sciacquone. Dicono funzioni col vento. Fidiamoci. Questo è per farvi vedere che tutto ciò che ho consumato durante la settimana l'ho messo in un sacchetto e me lo riporto a casa. Cammino, sono appena partito e adesso devo iniziare a risalire tutta la Valle della Forcola fino ad arrivare a 2700 metri al passo della Forcola. Da lì poi sarà una discesa verso il passo Umbrail, quello che si raggiunge anche in auto, che fa svalicare in Svizzera, e da lì ultimo strappo di 300 metri per tornare a Punta Garibaldi e al passo dello Stelvio. Ultimo giorno, quasi non ci credo. Stasera sono a casa e la cosa mi fa strano, perché dopo 7 giorni in tenda da solo in giro per valli, montagne, mi sembra quasi di farlo da sempre. Cioè, fa strano smettere, dire cavoli, è l'ultimo giorno oggi. Questa valle qua è stupenda. Sono delle pareti di calcare molto simili alle Dolomiti, fantastiche. Stiamo per passare anche la linea di confine tra l'ombra e il sole. 3, 2, 1, welcome sun! La ghiaia presente nei pascoli si confonde coi fiori, cioè erba, fiori e ghiaia, sembra un tutt'uno, sembra, cioè, una cosa fantastica. Cioè, lì c'è una marmotta. Queste sono le loro tane, guardate che buche che hanno fatto. Cioè, degli ingegneri. Chissà che tunnel che ci sono sottoterra. Quintale quella marmotta lì.
Ciao ragazzi, sono qua a 2400 metri nell'alta valle della Forcola, da solo, cioè pieno di marmotte attorno a me e dei campi verdi fantastici. Non c'è nessun altro e la giornata è con un cielo limpido da fare invidia a chiunque. Cioè, come si fa a non essere felici? Forcola è quella là. Tre, due, eccola. Siamo quasi. Bocchetta di Forcola e poi discesa fino a Umbrail Pass. Ragazzi, quello là è lo Stelvio. Manca ancora un po'. Noi dobbiamo arrivare là. Quello là è lo Stelvio dove siamo partiti 5 giorni fa. Ragazzi, anche qua la bocchetta di Forcola c'è una trincea della guerra. Guardate che intaglio nel terreno. È incredibile, sono stracontento perché vedo la fine, si vede la fine, dopo 7 giorni finalmente rivedo il passo dello Stelvio, la fine, incredibile, wow, ancora non ci credo. Adesso sto scendendo in un'oretta, dovrei arrivare al passo Umbrail e da lì ultimi 300 metri di salita per lo Stelvio. Comunque, questa che si apre davanti è la Valle del Braulio e vi dico che proprio nel momento in cui si passa dalla bocchetta, quindi dalla Valle della Forcola alla Valle del Braulio, cioè si viene proprio inghiottiti da dei profumi incredibili. Cioè, ragazzi, sto camminando e mi rendo conto di avere il sorriso in faccia stampato. Sono troppo felice, riesco a vedere la fine, cioè 120 chilometri dopo. Assurdo, non mi sembra vero. Cioè, vedere dove sono partito, no. Non riesco a togliere il sorriso. È troppo bello rivedere tutto questo, è troppo bello. Ragazzi, siamo all'Umbrail Pass. Manca davvero pochissimo. Manca davvero pochissimo. Non riesco veramente a smettere di sorridere. Gli ultimi 250 metri sono davvero i più duri. Dobbiamo salire là. Le spalle che mi fanno un po' male. Questa è l'ultima barretta dell'alta via che mi è rimasta. Dopo di questo mi è rimasta solo della polenta da fare, però vabbè, come cibo da viaggio, l'ultima cosa, per l'ultima fonte di energie per cercare di arrivare.
al passo dello step. Mi sento come nel Signore degli Anelli quando stanno andando a morte certa al Nero Cancello. Ma nonostante questo rido. Quello è l'ultimo scoglio da superare a zigzag. È sul duro che il triviero tira fuori gli assi nella manica. È qui che saltano fuori le ridotte. Vai Triviero, non mollare, ci siamo quasi. Alle duro. Ho finito l'alta via dell'Ortes. Non ci credo. È incredibile, voi non sapete la quantità di emozioni che mi stanno circolando dentro in questo momento. Cioè sto rivedendo questi posti pensando a una settimana fa e è incredibile tutto quello che è successo, tutto quello che ho visto, tutto quello che ho provato. È davvero unico. È davvero fantastico. Comunque ragazzi, la montagna regala troppo, regala troppe emozioni, regala troppi ricordi, quindi alla fine di questo giro io sono consigliato a chiunque di andare in montagna, di rifare questo giro, di fare altre gite altrettanto belle, perché nel momento in cui si finisce, che si pensa a ciò che si è visto, ciò che si è fatto, ciò che si è provato, è unico, quindi penso che questo possa essere un degno finale di questo giro. Alta via dell'Ortles, fantastica. Sono troppo felice.